giovane economista Luigi Zingales e il suo tema quale istruzione fa la differenza e ora noi vi proponiamo un'ampia sintesi della sua uh, relazione che tra l'altro ha coinvolto molto il pubblico anche in posizioni critiche sentiamo elaborare dei test che siano culture free cioè indipendenti dagli aspetti culturali e li ha somministrati a una grossissima popolazione Inizialmente i, i paesi coinvolti erano 41, poi per alcuni non ci sono i dati, per cui ci riduciamo a meno, uh, 41 paesi coinvolgendo la bellezza di praticamente uh, 250.000 studenti. Quindi è una, uno sforzo enorme uh, che ha portato dei punteggi su queste uh, quattro dimensioni, cioè matematica, problem solving, scienza e letteratura dei vari paesi. Allora, prima di tutto vi faccio vedere uh, i punteggi. Il punteggio medio è di 500. E vedete subito che l'Italia, per matematica, è agli ultimi posti, uh, subito sopra la Grecia e la Turchia, ma molto al di sotto della maggior parte dei paesi OXE. Scienze, la stessa cosa, però vedete, noi siamo un paese di uh, come si dice, letterati, navigatori ed eroi, non c'è scritto che siamo di matematici. Allora andiamo a vedere la letteratura, la capacità di comprensione del testo, anche in capacità di comprensione del testo, siamo agli ultimi, paesi, agli ultimi posti uh, nei, nei paesi OXE. Quindi. Da questo punto di vista, diciamo, della media, l'Italia sembra un, un fallimento totale. Eh, ai primi posti ci sono sempre i paesi scandinavi eh, e qualche paese dell'est asiatico, tipo la Corea. Vedete che eh, la Finlandia, il Giappone eh, e la Svezia vengono sempre ai primi posti. Però in Italia non ci si fida molto delle statistiche, c'è cioè il famoso Trilussa che diceva che eh, il fatto che in media... Uh, si mangia un pollo uh, po a testa e che uno ne mangia due e uno ne mangia nessuno ora Trilusa non conosceva la statistica uno può guardare la media e la standard deviation la direzione standard però uh, fondamentalmente l'Italia non si fida delle statistiche allora guardiamo se queste statistiche fanno una differenza perché è possibile che quei sistemi di valutazione siano uh, semplicemente quello che chiamiamo in economia rumore e non abbiano nessuna implicazione economica allora, da un punto di vista economico vorremmo sapere, è vero che i paesi che hanno una minore qualità dell'istruzione crescono meno? E la risposta è sì, e in maniera sorprendente. Se noi prendiamo il, teso, il tasso medio di crescita del PIL per capita, uh, di, di quanto diventiamo in qualche modo più ricchi ogni anno, negli ultimi dieci anni, vediamo che c'è una forte correlazione tra il punteggio medio Uh, qui e poi è corretto per alcune cose, ma il punteggio medio in matematica è il tasso di crescita del paese. E uh, come vi descriverò in seguito, non è solo una correlazione statistica, c'è cioè un effetto uh, quantitativo molto elevato. Se l'Italia, che è molto di sotto la media uh, oxe, si spostasse solo sulla media oxe, cioè non essere più bravi degli altri, ma essere me non meno bravi degli altri, questo avrebbe come impatto un aumento della crescita media dello 0,6% all'anno. Ora, siccome la crescita media negli ultimi dieci anni è stata dell'1,6%, questo vuol dire un aumento in sostanza del 30% della nostra crescita reale se noi riuscissimo solo ad aumentare la qualità della nostra istruzione. E eh, forse non ho detto, ma questa. Eh, questa riguarda solo l'istruzione primaria, perché questi test sono fatti sui ragazzini di 15 anni. Quindi i ragazzini che hanno fatto la scuola elementare, la scuola media, sono all'inizio della scuola superiore. Quindi, eh, questo prescinde da qualsiasi studio poi sulla scuola superiore e sull'università. Si potrebbe aprire un altro capitolo su quelli, ma per il momento guardiamo solo a questo aspetto. Quello che conta non è solo la media, ma anche la varianza. L'Italia, come vi farò vedere poi, non solo ha un punteggio medio basso, ha anche una varianza elevata e questo dice che anche la varianza elevata è un fattore negativo. Paesi che hanno una varianza più elevata tendono a crescere meno. Quindi questo ci dice che è importante cercare di capire come andiamo a determinare la qualità dell'istruzione. Varianza rispetto a cosa? Varianza tra i punteggi, quindi la, la, eh, diciamo Uh, la, la differenza che c'è tra punteggio diciamo e punte, punteggio massimo punteggio minimo punteggio, uh, la, la, è la storia del pollo, cioè ci può essere se in media tutti mangiano un pollo c'è cioè chi ne mangia due e chi ne mangia uno, oppure ci può essere un paese in cui tutti mangiano un pollo e non c'è variazione. Il paese in cui tutti mangiano un pollo ha varianza 0, il paese in cui uno ne mangia due e uno 0, ha varianza molto elevata, quindi. Che cosa determina la qualità del, dell'istruzione? È importante, Se, una volta che abbiamo capito che questi punteggi non sono semplicemente delle statistiche della settimana enigmistica, ma sono uh, qualche cosa che ci dice, uh, è un indicatore, imperfetto come tutti gli indicatori, ma un indicatore di un fenomeno reale, che i nostri studenti sanno meno, in media, a 15 anni, de degli studenti degli altri paesi europei e degli altri paesi oxe, vorremmo capire come cambiare questa cosa. E eh, la bellezza di un dataset come PISA è che possiamo guardare, cercare di rispondere a questa domanda eh, guardando ai dati. Quindi eh, io non sono uno studioso di education, quindi non ho delle, delle tesi da sostenere, però cerco di guardare a tutti gli indicatori e capire eh, in ogni paese quale indicatore fa la differenza. Per spiegarvi come andiamo a misurare gli effetti, devo uh, tediarvi un secondo e cercare di spiegarvi la differenza tra quella che è significatività statistica e significatività economica. Per darvi un esempio, quando voi leggete sul giornale che uh, mangiare le carote fa bene contro il cancro, uh, generalmente vi danno una significatività statistica. Significa che hanno fatto mangiare quintali di carote ai topolini e quelli che mangiano quintali di carote hanno il cancro meno di quelli che mangiano a, a, non mangiano carote, però molto spesso sui giornali non viene mai riportato quante carote devi mangiare per ridurre in maniera percettibile la tua probabilità di, di, di morire di cancro. Perché se devi mangiare due quintali di carote al giorno per ridurla dell'1%, it's not worth it. Se invece mangiare 5 carote al giorno te la riduce del 50%, ragazzi, mangiamo tutti carote. Allora, questa che ho appena descritto è la significatività economica, in questo caso medica, ma la significatività economica. Poi c'è la significatività statistica, che è quella che riportano i giornali quando parlano del coso, che eh, facendo una regressione questo impatto può essere, con il 95% della probabilità, detto diverso da zero, ma il fatto che sia diverso da zero non vuol dire che sia grosso. Quindi quello che farò nella mia presentazione è vi farò vedere colorate di blu le cose che sono statisticamente significative. Però l'impatto economico che cercherò di darvi, di farvi vedere, è l'impatto che, che voi avete se vi spostate dal 25 percentile della distribuzione al 75 percentile. Cosa vuol dire? Mettiamo tutti i paesi in ordine dal più alto al più basso, anzi dal più basso al più alto in termini di punteggio. Se noi prendiamo il 25 paese in ordine, se, immaginando che siano 100, il 25 paese, ci spostiamo da quel paese al paese che è il 75esimo nella lista, quanto cambiamo, ad esempio, i punteggi di matematica. Quindi se la nostra variabile che siamo interessati sono i punteggi di matematica, la qualità del di matematica, come possiamo cambiarla spostandoci dal 25esimo percentile al 75esimo percentile. E quindi in, in questo modo, uh, graficamente, vi farò vedere uh, i punteggi, quindi sulla, uh, in questo caso l'effetto del clima disciplinare è statisticamente significativo e ha, in questo caso, un impatto su 7 punti di, uh, uh, di risultato, che in questo caso sono molto pochi, perché in media sono, sono 500 punti. Mentre, il, vedete, l'effetto delle infrastrutture fisiche uh, non è statisticamente significativo, è in bianco, ed è, è negativo. Allora, andiamo a vedere che cosa fa la differenza. La prima cosa purtroppo è che nascere bene aiuta anche qui, cioè se voi siete, eh, venite da una famiglia che ha eh, un social cultural status più elevato, che è misurato come educazione dei genitori, numero di libri a casa, eh, numero di altre cose culturali a casa, eccetera, eh, i vostri punteggi anche in matematica sono più elevati. Il fatto interessante è che da questo punto di vista l'Italia non fa così male, cioè è vero che essere di buona famiglia aiuta nei punteggi in matematica, ma non poi così tanto, perché vedete l'effetto è di soli 13-14 punti, che quindi in percentuale non è molto elevato perché la media, come dicevo, è di 500 punti, mentre ad esempio in Nuova Zelanda o negli Stati Uniti questo fa molto più la differenza. Guardiamo le ore di lezione, le ore di lezione anche queste può fare una piccola differenza aumentare le ore di lezione, ma l'Italia sembra non essere poi così male, perché uh, se aumentassimo le ore di lezione e passassimo dal 25 al 75%, percentile, i, i punteggi matematici aumenterebbero solo di 5 punti, quindi non di tanto, mentre negli Stati Uniti, e cerco di spiegare ai miei figli, dovrebbero fare molte più ore di lezione, perché con, uh, aumentando di quella quantità si aumenterebbe di ben 40 punti, che quindi vuol dire... Quasi il 10% del punteggio, una differenza enorme. I compiti a casa. I compiti a casa aiutano. Eh, se voi guardate, eh, in Irlanda, eh, se dà più compiti a casa, aumenta il punteggio di 18%. Eh, anche qui l'Italia non fa così male perché eh, o oh, compiti a casa eh, non sono addirittura significativi il cambiamento de dei punteggi. Quindi questo non, non fa la differenza. Però. Clima disciplinare invece è molto importante in quasi tutti i paesi, tranne che in Corea, dove probabilmente sono tutti estremamente disciplinati, quindi non c'è la differenza. Però in, uh, il clima disciplinare fa la differenza sulla qualità dell'insegnamento e anche qui in Italia uh, l'Italia potrebbe migliorare la propria qualità aumentando la disciplina uh, mantenuta durante le ore di, di insegnamento. L'altra cosa interessante è che il clima, il tipo di insegnamento può fare la differenza e uh, Pisa. Uh, misura questa qualità su, su diversi parametri, ad esempio, uno è quanto competitivo è se uh, gli studenti sono fatti competere l'uno contro l'altro e, come vedete, l'effetto della competizione uh, in matematica è positivo: uh, non enorme in Italia, molto più forte nei paesi dove la competizione non è molto uh, uh, favorita come in Danimarca, in Svezia e Finlandia, però questi sono parametri che potrebbero aiutare un, un migliore punteggio in matematica. Uh, la seconda cosa che aiuta è quella che viene chiamata elaboration strategy, cioè una strategia che forza gli studenti a pensare. Non sorprendentemente se forzate gli studenti a pensare, gli studenti faranno meglio, particolarmente meglio in matematica invece quello che è estremamente negativo è farli imparare le cose a memoria non serve neanche in letteratura ma in lettura scusate, ma particolarmente in matematica più memorizzazione peggio è uh, avere un po' più di risorse educative e questo aiuta vedete che l'Italia sembra carente di risorse educative uh, siamo uh, ai livelli della Russia cioè se aumentiamo un po' le, le risorse il, il punteggio in matematica può aumentare notevolmente, mentre vedete i paesi più ricchi, tipo la Finlandia o l'Islanda o, o la Corea, sono a zero perché hanno talmente tante risorse già per la scuola che aumentare leggermente non fa la differenza. Ora, questo non è vero solo uh, per i test in matematica, ma per tutti i test. Abbiamo fatto la cosa in matematica perché tra l'altro è quella che è più correlata con la crescita, però... I punteggi in tutte le quattro dimensioni sono altamente correlati. Chi fa male in matematica fa male anche in lettura, fa male anche in, in problem solving, fa male anche in scienze e viceversa. Uh, questa è una correlazione, ad esempio, tra l'effetto uh, del clima disciplinare su, sulle lezioni, uh, di, clima disciplinare che, tra l'altro, è misurato durante l'ora di matematica, ma questo quest effetto per la matematica e per la lettura. E vedete che le due cose sono altamente correlate, quindi uh, non riportiamo tutti gli altri effetti perché più o meno le cose sono le stesse. La cosa interessante di cui vi dicevo è non solo guardare alla media, ma anche guardare alla deviazione standard, cioè alla variabilità dei punteggi. E qui l'Italia è in cima alla classifica, che ovviamente adesso in cima alla classifica non è un fatto positivo. Um, e, e, mentre a paesi come la Finlandia sono... Al bottom della classifica e questo è un fatto positivo per loro. Uh, e questo praticamente in tutti i quattro i punteggi l'Italia è a, ai vertici. Allora, da dove viene la variabilità dei punteggi in matematica? E qui eh, spero di non uh, tediarvi troppo, ma il eh, ragionamento è abbastanza semplice: ci sono due fonti di variabilità: c'è la variabilità all'interno di ogni scuola e c'è la variabilità tra scuole. La cosa interessante che noi vediamo è che. I paesi che hanno la variabilità all'interno di ogni scuola più elevata hanno una variabilità totale più bassa perché? Perché la variabilità totale è data dalla variabilità all'interno della scuola e la variabilità tra scuole. Cos'è la varietà tra scuole? È in sostanza una misura di segregazione, perché se tutti andiamo alla stessa scuola dell'obbligo, che fatta uguale in qualsiasi posto del mondo, dal punto di vista effettivo, eh, ogni scuola è un microcosmo della nazione e dovrebbe avere la, varia la variabilità che è uguale alla variabilità della nazione nel suo complesso. Se invece noi abbiamo la scuola per ricchi, dove la gente eh, è tutta bravissima, la scuola per poveri, dove la, la gente è tutta, viene dal ghetto, allora, all'interno di ogni scuola ci sarà meno variabilità, perché eh, la scuola per ricchi è fatta solo di ricchi, ha zero varianza, la scuola per poveri è fatta solo di poveri, ha bassa varianza, però tra scuole c'è una varianza molto elevata. Io, venendo dall'Italia con la scuola obbligatoria, eccetera, mi aspettavo che l'Italia facesse molto bene a questo punto di vista. Invece l'Italia ha una vari variabilità all'interno di, di ogni scuola, molto bassa, vedete questo punteggio qua, è in fondo a Questa statistica, il che significa che la varietà tra scuole è molto alta. Ora quello che mi rimane da, da studiare perché non abbiamo avuto tempo, è di capire da dove viene questa variabilità perché eh, c'è la scuola dell'obbligo eh, in Italia fino a 14 anni, però questi punteggi sono presi a 15 quando la gente comincia ad andare al liceo, all'istituto tecnico, eccetera, eccetera. Allora, è vero che c'è una segregazione per l'incerto tecnico, oppure è vero che c'è una segregazione tra scuole del nord e scuole del sud, oppure c'è qualcos'altro? Questo non so, non so darvi la risposta. Però il dato di fatto che secondo me è molto preoccupante, è di vedere che c'è una forte eh, variabilità tra scuole anche in Italia. Allora, qual è la, la, la conclusione? È che non solo la quantità, ma la qualità dell'istruzione. È importante non solo da un punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista economico e in particolar modo da un punto di vista economico che ci interessa particolarmente, qual è quello della crescita. L'Italia negli ultimi dieci anni è cresciuta meno della maggior parte degli altri paesi sviluppati. Noi siamo in una crisi profonda di crescita. La mancanza di crescita è il dramma fondamentale di questo paese, perché più cresciamo e più problemi come debito pubblico, pensioni, eccetera, spariscono perché se noi crescessimo come cresce uh, l'India e la Cina al 10% l'anno, il debito pubblico sparirebbe, perché, eh, sparirebbe per la crescita. Quindi capire che cosa determina la crescita è la domanda numero uno che tutti noi economisti a cui noi, noi economisti dovremmo rispondere. E uh, il piccolo contributo che, che, eh, che diamo qui è, era già molto chiaro in economia, che la quantità di istruzione era importante. Quello che faccio vedere qui è che anche la qualità dell'istruzione è importante e eh, questo rende importante capire come produrre istruzione migliore. Una delle cose che eh, non ho riportato qua, ma è interessante, è anche vedere che cosa non fa la differenza. Ad esempio, avere meno studenti per classe non fa nessuna differenza, dati alla mano, sulla qualità dell'insegnamento. Ovviamente fa una differenza sulla qualità della vita per l'insegnante. Ma non fa nessuna differenza sulla qualità dell'insegnamento. Quindi, in un periodo in cui abbiamo un budget constraint, dovremo avere classi più larghe, più grosse, non classi più piccole. Comunque, eh, questa analisi microeconomica ci permette di, di capire come risolvere i problemi in generale, ma in particolar modo i problemi dell'Italia. Perché l'Italia, come vi faccio vedere qui, fa male purtroppo da tutti i punti di vista. Ha un punteggio medio-basso, ha un'alta varianza. E in più, una cosa che per me è sorprendente: anche un forte livello di segregazione, eh, che è un problema di mobilità sociale, perché se noi abbiamo una forte segregazione è più difficile per chi non nasce da uh, buona famiglia riuscire nella vita, uh, che cosa si può fare? Uh, in la, la, le cose più semplici che emergono da questa da quest analisi è aumentare la disciplina, forse aumentare l'ordilezione. Rendere il clima uh, più competitivo e aumentare le infrastrutture. Sicuramente ridurre la memorizzazione e cercare di ridurre la differenza tra scuole, che è un problema uh, grosso e, per me, devo dire sorprendente, data uh, la struttura uh, della scuola italiana. Una volta che che le risorse le hai create bene o male, quel poche o tante che siano, però le devi anche utilizzare. Allora io ehm, leggerei il risultato di una indagine, non vi dico fatta eh, eh, chi, chi sono gli intervistati, ve lo dico dopo. La domanda che si faceva era quali sono i criteri per diventare parte della classe dirigente. Ora se noi consideriamo che classe dirigente è quella che prende le decisioni, è quella che eh, ha, eh, diciamo, eh, contribuisce in maniera importante allo sviluppo del Paese, è, è quella nella quale questi studenti... Che arrivano, finiscono la loro scuola e acquisiscono conoscenze, poche abbiamo visto, ma insomma, comunque fanno la loro strada, poi dovrebbero eh, riversarsi. Allora, gli intervistati rispondono che la, la, la risposta più gettonata è che per, fare, per diventare parte della classe dirigente bisogna avere conoscenza di persone influenti e/o raccomandazioni. Al secondo posto viene spregiudicatezza e ambizione, al terzo posto viene notorietà e visibilità, questa è la nostra società della televisione, e poi si parla di obbedienza e fedeltà, cioè parliamo di cose che con il merito non hanno nulla a che fare. Eh, la, la, la competenza e l'esperienza ha un punteggio bassissimo, il 41%, praticamente è la metà della prima risposta, della conoscenza di persone influenti e raccomandazioni. Allora, chi è che ha, ha risposto così a questo questionario, che sembra una cosa eh, da eh, studenti di Base No Global? Non erano studenti di Base No Global, erano gli stessi dirigenti. Perché, questa è un'indagine che è stata fatta dall'Università Lewis, è la prima indagine che hanno fatto sul rapporto sulla classe dirigente in Italia. Allora, questo apre un problema che eh, è tutt'altro che marginale. Vorrei ritornare al libro che avevo citato prima, che è il libro del professor Zingales. C'è un passaggio. Lui dice l'Italia è un esempio da manuale della degenerazione del capitalismo in un sistema di elite. Fatto dall'elite per l'elite, questa mattina Enrico Letta, parlando della, parlando della politica quindi del mondo de politico e come si faceva entrare in politica, ha detto: testuale l'ho segnato in maniera diligente. In Italia non c'è campo da gioco, c'è la cooptazione. Allora, su questa cosa bisogna anche riflettere perché mi sembra. Anche questo è un problema importante. Cioè, eh, e, e mi vengono due domande. Uno, eh, se sulla base di queste eh, considerazioni una scuola così non sia poi funzionale, cioè chi ha interesse a cambiare questa scuola al di là delle dichiarazioni eh, di forma? E l'altro, eh, che senso. Eh, cioè, eh, se sì, il problema è quello di alzare le conoscenze, aumentare l'istruzione, se poi per far carriera, cioè per arrivare nelle posizioni nelle quali si prendono le decisioni, io in maniera ottimistica voglio fare una, diciamo, una eh, un, stabilire una relazione diretta fra questi due fatti, essere dirigente e prendere le decisioni per il Paese, perché se non siamo d'accordo nemmeno su questo, diciamo la cosa è. è, è è ben triste. Allora, se, se poi eh, se, se funziona la cooptazione e non funziona il merito, a che cosa serve migliorare la scuola? Eh? A cosa serve? No, eh, lei ha perfettamente ragione. Eh, il eh, la ringrazio, il eh, premio Nobel per l'economia, Gary Becker, che parlerà domani, non solo ha fatto fondamentali lavori sul capitale umano, ma anche si è occupato di un altro importante problema che è quello della uh, discriminazione discriminazione che può essere discriminazione razziale o discriminazione uh, diciamo sociale di classe o quello che, che vuole lei e una delle cose più importanti uh, dei risultati più importanti della sua analisi è che in sostanza in molti casi questa discriminazione è una preferenza di alcune classi che riescono a mantenere solo nella misura in cui non c'è concorrenza, perché se lei vive di rendita, alla fine preferisce avere come capo di un'impresa importante, non faccio nomi, il suo amico che le è simpatico, piuttosto che la persona più competente. Se però questa impresa rischia di fallire se non ha una persona competente, si dimentica dell'amico e prende la persona competente. Quindi il male italiano per cui la, la scuola non conta, ma contano solo le conoscenze, è. Eh, fortemente legato alla mancanza di competizione del sistema. Uh, C'è un bellissimo lavoro uh, fatto uh, negli Stati Uniti che guarda alla composizione dei consigli di amministrazione delle banche prima e dopo la deregolamentazione delle banche negli Stati Uniti, perché anche negli Stati Uniti avevano un sistema di regolamentazione delle banche che era peggio del nostro. Quando l'hanno abolito, cosa hanno visto? Hanno visto che, ad esempio, il numero di donne nei consigli di amministrazione è aumentato fortemente. Non è aumentato solo perché è passato il tempo. Laddove si è deregolamentato è aumentato il numero di donne, laddove non si è deregolamentato le donne sono, sono rimaste lo stesso numero. Quindi eh, la prima ricetta eh, che noi vogliamo è liberalizzare il sistema nella misura maggiore possibile e in questo senso l'Europa ci aiuta mostruosamente perché l'Europa eh, ci espone alla competizione e questo rende più difficile eh, mantenere la struttura eh, gerontocratica che abbiamo. Detto questo, eh, non vorrei dare l'impressione, neanche gli Stati Uniti sono perfetti a questo punto di vista, perché eh, c'è uno studio bellissimo, per qualche motivo non particolarmente eh, così citato, di Peter Termin, che guarda all'evoluzione della classe politica e la classe invece dirigente industriale negli Stati Uniti dall'inizio del Novecento. Al 1990, quindi prima della internet bubble, eccetera, e guarda la composizione etnica delle persone, de, 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 dei dirigenti nei, nei due campi. Non sorprendentemente, in politica la composizione etnica è aumentata, è cambiata come è cambiata la popolazione. Quindi, se guardiamo. Uh, non abbiamo ancora avuto un presidente che non sia WASP, forse l'avremo questa volta, però il... Uh, finora, um, il... anzi no, uno Kennedy è un po'... Uh, comunque fondamentalmente, se guardiamo al congresso, nel congresso c'è avuto un'evoluzione che risponde all'evoluzione etnica degli Stati Uniti, quindi uh, maggiore quantità di uh, ispanici, maggiore quantità anche di italiani, eccetera, eccetera, italoamericani. Se noi guardiamo alla classe industriale, uh, era WASP nel 1900 è rimasta WASP nel 1990. Con qualche eccezione dove nelle banche, soprattutto nelle banche d'affari, c'è una certa percentuale di ebrei. Ma se togliamo quella rimangono tutti WASP. Le, gli italoamericani come Lì Cocca, Cock sono la rarità: non sono la regola, uh, dove uh, il peve di Peter Teming è molto deludente: è, lui cerca, eh, chi, si chiede perché. E la risposta, secondo me, è deludente: è di dire è perché perché i WASP vanno nelle scuole migliori, che, le università migliori, che tendono a preparare le persone migliori. Uh, questo, perché è deludente questa risposta? Perché non sono convinto che queste. cioè, è un, prima è un po' self-serving, perché eh, se il professore è MIT, dice perché rimane così, perché vengono da me. Uh, e poi il secondo è una... Uh, non c'è una dimostrazione di... e poi la risposta è perché... Solo i WASP vanno nelle scuole WASP perché c'è quella che si chiama nel, negli Stati Uniti the White Affirmative Action, cioè il fatto che eh, i figli de, di quelli che fanno le donazioni vanno più facilmente nelle scuole o no? Um, non lo so, questo, questo rimane da studiare, uh, però è vero che gli Stati Uniti sono cambiati moltissimo, cioè la cosa di cui la gente non si è resa conto è che. Nel 1950, fino al 1950 1955 andare ad Harvard era solo ed esclusivamente basato sul censo. Nel giro di dieci anni eh, hanno cambiato drammaticamente la politica di ammissione, al punto tale che chi era al top of the class ad Harvard nel 1955, aveva fatto fatica ad entrare nel 1965. C'è stato un cambiamento mostruoso basato sulla appunto, meritocrazia. Uh, la cosa che mi piacerebbe studiare, ma non ho mai trovato il tempo di studiare e non ho una risposta, è che cosa abbia determinato questo cambiamento drammatico nelle procedure di ammissione. Quindi è vero che ci sono ancora delle, delle white affirmative action, però è vero che nel, nella maggior parte dei casi la, la missione è basata sulla meritocrazia e questo poi uh, crea delle elite basate sulla meritocrazia, cioè ci sono anche lì le conoscenze, però le conoscenze da, vengono da essere stato a scuola con le altre persone intelligenti che erano a, scu a scuola sui banchi con te, non viene da che cosa faceva tuo padre o uh, quante palle aveva sullo stemma uh, tuo nonno. Uh, questo, questo. Ed è chiaro che, ritorniamo al punto fondamentale, che in un sistema dove non c'è competizione, chi emerge è uh, chi ha uh, le connessioni giuste, le conoscenze giuste e questo deprime gli incentivi alle persone a ricercare l'investimento in educazione eh, perché se noi guardiamo come ritorno all'inizio guardiamo alla scuola come un investimento dobbiamo anche pensare a quali sono gli incentivi per andare a scuola e eh, se gli incentivi sono bassi la gente non si istruisce un'ultima domanda poi eh, lascio la parola a voi eh, lei si è laureata alla Bocconi mm -hmm. e insegna a Chicago eh, da questa indagine dell'Ox risulta che ci sono diverse componenti, eh, diciamo, ci sono alcune determinanti come il clima disciplinare, le ore di lezione, eh, i compiti a casa, il tipo di insegnamento che fanno la differenza. Che eh, eh, sulla base delle due esperienze che ha fatto lei, una come studente e l'altra come professore, quali sono? Sì, eh, giustamente eh, eh, Spavente dice eh, sono sotto i 15 anni, quindi posso parlare dell'esperienza dei miei figli a, a scuola negli Stati Uniti e della mia esperienza. Uh, se devo essere sincero... Beh, lei, ha, lei si è laureato in Italia e ha un'esperienza diretta ma, su come funzionano i due sistemi. Sì, ma, però ho un'esperienza da utente in Italia e eh. da insegnante eh, certo, di scuola sì. superiore, cioè dell'università, negli Stati Uniti. Non ho esperienza di insegnante certo. nelle scuole eh, elementari o medie. Ho, ho esperienza di, tramite i miei figli. Comunque... Uh, direi che la, la, secondo me io dividerei eh, in maniera radicale insegnamento primario e insegnamento terziario, qual è l'università. Insegnamento terziario, la differenza fondamentale degli Stati Uniti è che eh, l'offerta di corsi e di insegnamento risponde alla domanda. Cioè eh, io sono studente eh, e voglio avere un certo tipo di istruzione e quindi il professore insegna quello che interessa a me perché a me non, assolutamente, perché è quello che il mercato del lavoro domanda. E quindi c'è questa uh, forte correlazione tra le due cose. Da cosa è de derivata? Derivata ovviamente da un meccanismo di mercato per cui la gente paga e vuole avere un servizio che serve. Uh, in Italia questo meccanismo è completamente inesistente. Il professore insegna quello che gli fa comodo a lui, quello che sa lui, e replica uh, uh, sempre le stesse cose perché... Allo studente interessa solo avere un pezzo di carta, perché c'è un valore legale al titolo di studio, quindi il pezzo di carta che paga poco o niente lo vuole avere perché comunque è utile uh, nei concorsi. E uh, non c'è nessun meccanismo che, che regoli la domanda con l'offerta. Quindi uh, questo è il problema dell'istruzione superiore. L'istruzione inferiore invece uh, è una, un argomento di cui capisco molto meno perché no, no, non lo uso. Da questi dati sembra che appunto... Uh, usa, usando certe regole si migliori però la mia esperienza in diretta è, ad esempio io ho un'esperienza di scuola uh, superiore in Italia fantastica infatti pensavo che tutte le scuole fossero da questi dati capisco che sono un privilegiato quello che vorrei capire è perché sono stato privilegiato sono andato a una scuola pubblica uh, quindi perché sono andato un privilegiato forse sono un privilegiato perché sono andato in un, in un liceo classico avendo delle aspettative diverse da uh, un figlio di un, di, di un operaio che all'iceo classico non ci andava perché non aveva le aspettative di continuare, per cui andava all'istituto magari uh, perito dove la qualità dell'insegnamento era molto diversa, per cui alla fine io uh, ho avuto un insegnamento gratis fenomenale, uh, pagato con le spese del contribuente, che non è una cosa uh, molto, molto uh, positiva. Uh, quindi uh, la, la mio suggerimento perché che... Perché non è positiva? Perché... Uh, non vogliamo un'università gratis per i figli dei ricchi, vogliamo un'università che permetta a tutti di avere un'istruzione decente. La proposta che ho fatto l'anno scorso sulle pagine Sole 24 ore è per risolvere il problema dell'università. È semplicissimo, non è complicato, basta trasformare quello che oggi è il costo per studente, che sono mi sembra 16.000 euro, cioè ogni studente costa ai contribuenti 16.000 euro. Allora, perché dare a gratis questi 10.000 euro? Che, ovviamente, siccome lo studente non li percepisce come un costo, si accontenta di un prodotto molto banale. I miei studenti, quando non gli do un, una lezione buona, vengono là e si arrabbiano, perché hanno pagato fior di soldi e vogliono una, una qualità corrispettiva. Allora, perché non trasformiamo questo uh, sussidio in un prestito? Chiediamo a tutti, così non c'è questione che figlio di ricco, figlio di... Tutti hanno diritto al presto, però ragazzi dovete ripagarlo, è un investimento. Per questo faccio la differenza tra istruzione primaria e istruzione terziaria. L'istruzione primaria è un, è un diritto e è un dovere della democrazia di dare. L'istruzione terziaria non è un diritto, è un investimento e come tale deve avere un rendimento. Se noi togliamo il, il, il rapporto tra investimento e rendimento, finiamo, come dicevo, a produrre i televisori in Unione Sovietica. In Unione Sovietica producevano una valanga di televisori, nessuno li voleva perché facevano schifo. E eh, Continuavano però a produrli perché eh, il sistema burocratico pagava il numero di prodotti, indipendentemente se erano venduti o non venduti, se andavano bene o non andavano bene. Lo stesso l'università italiana produce. Un, un prodotto a nessuno interessa se questo prodotto vende, non vende, va bene, non va bene, la gente continua ad essere pagata lo stesso. Poi ci sorprendiamo che non funzioni. Invece, con i prestiti d'onore si potrebbe risolvere. Con i prestiti d'onore, lo studente comincerebbe a dire: attenzione, che se vado all'università X mi costa tot, però quando vado sul mercato del lavoro ottengo questo, se invece vado all'università X. Uh, y, non, non ottengo il rendimento, non vale. Cioè, ne, nella mia università, quello che facciamo è pubblichiamo ogni anno le statistiche degli stipendi di entrata e gli stipendi di uscita. Uno sa mm. che entrando, uh, la media di quelli che entrano guadagnano 60 mila dollari, la media di quelli che escono guadagnano 120. Allora uno si fa i conti e dice: Sì, mi costa un pacco di quattrini di vale farmi due anni, però, però vale, vale la pena. pena, è un investimento. Allora la, la gente è stimolata, però come. come si crea questo incentivo facendo pagare le cose perché come di diceva il mio collega Milton Friedman nessun pasto è gratis sì. professore Spaventa prego qui davanti Luigi, una sola domanda, eh, esco da questo terreno così sexy ma, eh, sulla causazione. Eh, l'implicazione di quella relazione che hai fatto vedere te fra indagine Pisa 2003, mi pare, no? Sì. Eh, tasso di crescita 96-2003, mm -hmm. quando quei, rag quei ragazzini ancora non erano responsabili di quel tasso di crescita. Certamente. Però comunque l'implicazione è che la quali non c'erano indagini Pisa prima, ma che se pigliamo quella relazione è che la qualità dell'istruzione così misurata in Italia deve essere per forza peggiorata, perché noi abbiamo avuto periodi di crescita elevata, superiore a quella di altri paesi, periodi di crescita uguale a quello degli altri paesi, uh, l'inarrestabile declino, come, come dici te, comincia intorno al... Uh, al 2000 Insomma, dico, ecco, questo, il dato veramente significativo sono 2000-2006 mm -hmm. però pigliamolo sul serio ammettiamo quella causazione che dici te ma allora ricostruendo una storia di come se mm -hmm. uh, una storia ipotetica e virtuale e questo sarebbe veramente interessante dovremmo dire che c'è stato un peggioramento come è probabile che ci sia stato nella qualità dell'istruzione. istruzione eh, eh, i, i punti che sollevi sono eh, assolutamente corretti Penso anch'io che ci sia stato un peggioramento nella qualità dell'istruzione, però purtroppo non ho i modi per dimostrarlo. L'altra uh, potenziale idea è, come sostiene i numerosi articoli di Filippa Ghion uh, che è in sala, è che uh, l'importanza sia diversa a, div a diversi stadi di crescita, cioè se noi stiamo in una fase di catching up molto lontano dalla frontiera uh, tecnologica e dobbiamo semplicemente uh, copiare quello che hanno fatto gli americani 30 anni prima, non hai bisogno di una laurea in matematica per uh, copiare, se invece sei alla frontiera della te te tecnologia e devi innovare, eh, sapere come innovare, sapere come usare i computer fa la differenza, quindi eh, è possibile che in passato noi, anzi sicuramente in passato eravamo lontani dalla frontiera tecnologica, oggi per fortuna ci siamo vicini, però eh, dobbiamo avere anche delle strutture istituzionali ed educative che eh, ci eh, mantengano vicini a questa frontiera, perché se no andiamo indietro. E lei saprà che a, a Pisa 2003 hanno partecipato oltre a 41 paesi, d'Italia compresa, anche alcune regioni italiane, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Toscana. I risultati di queste regioni settentrionali, fatta eccezione per la Toscana, sono sicuramente a livello europeo sopra la media OXE, quando non ottimi addirittura. Per qualche aspetto il Trentino aveva raggiunto dei, dei risultati eccezionali. e Allora, eh, la scuola italiana, eh, come la mettiamo? Non è la scuola italiana, anche noi, anche il nord è scuola italiana, cioè c'è la solita diversificazione nord-sud-centro, eccetera, in cui succede di tutto, la diversificazione è massima. però dimostra che c'è una parte di scuola italiana che funziona benissimo, almeno restando all'interno del PISA 2003. Tornando alla varianza within e between, no, lei si meravigliava di trovare una situazione in cui la, la varianza fra, tipo di, fra, fra le scuole sia alta, però se confronta eh, la situazione della Finlandia in cui c'è completa libertà di accesso e l'Italia in cui tutti si autoselezionano per indirizzi i poveracci vanno alle professionali, gli, gli altri vanno all'istituto lo sappiamo benissimo. E i, i più fortunati vanno al liceo classico, come ha fatto lei. Ora, a questo punto, è ovvio che la differenza e la varianza fra tipi di scuola, fra varie scuole, sia alta in Italia, visto perché è strutturalmente organizzata in questo modo. Eh, sul secondo punto, no, ha perfettamente ragione, ma eh, la cosa interessante è domandarsi se questo poi faccia bene nel complesso. Eh, sicuramente fa bene a chi è fortunato come me e eh, ha fatto il liceo classico e ha tenuto una super istruzione però nel complesso del paese sembra eh, non fare bene quindi questo farebbe eh, ripensare eh, a, a, al modello educativo cioè il modello giusto non è il modello giusto eh, per quanto riguarda la varianza o la variabilità all'interno dell'italia eh, questo è un problema eh, molto molto grosso eh, purtroppo le differenze vanno sempre nella stessa direzione e a questo proposito eh, il mio coautore in questo studio ha presentato un altro studio di cui siamo coautori in una, questa mattina riguardante eh, il capitale sociale eh, che eh, è diverso fortemente tra il, il nord e il sud, un altro tipo di capitale non quello eh, intellettuale ma quello sociale e eh, la cosa interessante è eh, dai tempi di, del libro di Putnam si è ipotizzato che il, la differenza tra capitale sociale al nord e al sud sia derivante dall'esperienza dei comuni, dei libri comuni nel nord, questa è la tesi di Patna tesi che Patna non ha mai uh, veramente provato, semplicemente faceva vedere che uh, le, co le cose in Emilia Romagna funzionavano meglio che nel, nel meridione però uh, non era così sorprendentemente sorprendente, la cosa interessante di questo lavoro che facciamo è che facciamo dei paragoni molto uh, uh, dettagliati tra uh, città del nord che non sono state liberi comuni e città del, sud che so, eh, scusate, città del nord che sono state liberi comuni. E lì c'è una differenza nel capitale sociale odierno molto forte. Facciamo anche la stessa differenza tra città che ha, avrebbero avuto tutte le caratteristiche per diventare liberi comuni nel sud e che però non l'hanno potuto semplicemente perché c'erano i normanni. Quindi sono in qualche modo l'identical twin, il, il gemello delle città del nord, solo che non hanno potuto diventare liberi comuni. E anche lì c'è una forte differenza di capitale sociale tra le due. Quindi sembra che effettivamente, e questa è una cosa eh, che ci lascia in qualche modo perplessi, ma è molto interessante e eh, andrebbe studiata di più, eh, il fatto che esista una forte persistenza di un'esperienza storica come quella del libro comune che ancora quasi mille anni dopo fa una differenza sulla qualità delle istituzioni, perché poi il capitale sociale è qualità delle istituzioni, per cui tutte quelle, le stesse regole imposte. A Trento funziona in un certo modo, a Palermo in un altro. Io sono un insegnante di Trento insoddisfatto di come la scuola viene trattata in Italia, ma spero che lei non governi mai. Non, non si preoccupi. Guardi, mi collego al discorso del collega. I dati che lei ha presentato possono essere effettivamente sull'Italia disaggregati. Bisogna farlo con una, con una certa prudenza e tuttavia questa disaggregazione si incomincia a fare anche pubblicamente. Qualche settimana fa la Facoltà di Economia di Trento, in un convegno su questi temi, il professor Daniele Chiecchi li ha disaggregati e ha mostrato effettivamente i risultati scolastici diversi fra nord e sud. C'è poco da vantarsi noi settentrionali, ha spiegato bene Chiecchi, perché questa diversità di risultati dipende dalla lunghezza dell'obbligo scolastico, dagli anni in cui l'obbligo scolastico è stato introdotto. Ora è evidente che all'inizio del Novecento questa nostra provincia, il Trentino, aveva il 15% di analfabeti, quando la media italiana era invece del 50%. Ovviamente una media tenuta elevata soprattutto dalle regioni meridionali. Quindi viene da molto lontano questo vantaggio del nord rispetto al sud e venendo da molto lontano è inimmaginabile di poterlo risolvere introducendo iniezioni di competitività nelle aule scolastiche. Nel Trentino stesso, che pure si colloca ai massimi livelli, ci sono degli squilibri territoriali e ogni rapporto sulla scuola trentina che facciamo da parecchi anni ce lo conferma, fra centro e periferia fra i risultati di Trento e Rovereto e delle vallate periferiche. E anche in Trentino, dove le cose vanno bene, la correlazione fra la riuscita scolastica è molto forte con il livello di istruzione dei genitori. Quindi abbiamo molto su cui riflettere. La ringrazio. Se posso rispondere, innanzitutto la rassicuro che non governerò mai, quindi su questo può stare tranquillo. Uh, sul, sul fatto che eh, le cose, eh, i vantaggi sono di lungo periodo, eh, la risposta a, alla domanda precedente indicava esattamente questo punto, questo punto cioè che c'è una, uh, una persistenza storica straordinaria in uh, molte caratteristiche. Eh, in, incluso eh, il capitale sociale, incluso eh, la, la capacità di insegnamento, cioè non è banale il fatto che lei dice siccome 50 anni fa eh, c'erano più illetterati oggi eh, ci devono essere più illetterati, perché il compito della scuola dovrebbe essere quello di eliminare questo e il risultato è stato che non è stato eliminato abbastanza eh, per quanto riguarda Uh, la competitività o lo stile di insegnamento, questo non è un risultato che riguarda l'Italia, riguarda, uh, se lei ha visto le, le, quelle statistiche, riguarda quasi tutti i paesi, quindi l'Italia potrà avere la sua storia, la Francia potrà avere la sua storia, uh, la, la Finlandia la sua storia, però quando lei vede che controllando per gli stessi fattori uh, questo può fare una differenza e lo fa in praticamente tutti i casi. Uh, io non uh, devo concludere che questa è una cosa che può aiutare, dopodiché è la soluzione di tutti i problemi? No, se lei può andare indietro nel tempo e fare che tutti siano più istruiti, uh, la prima cosa che ho detto è che purtroppo il, il fattore più importante è l'istruzione dei genitori, però questa dal punto di vista politico non possiamo cambiarla, è un dato di fatto, allora focalizziamo sulle cose che possiamo cambiare. Eh, ma eh, io volevo riprendere il punto dell'apprendimento competitivo, eh, nel senso che quella variabile lì dà quel segno eh, se utilizzata individualmente. Dunque quella variabile lì è lo studente che dice I do my best when I compete with other. Ce n'è un'altra che dice I do my best when I cooperate with other. Una ha un segno positivo, l'altra il segno negativo. Tuttavia se si prende la media di scuola di quella variabile lì e si usa come regressore è negativo. Allora vuol dire che probabilmente funziona che tu competa quando gli altri non competono, ma di fatto un eccesso di clima competitivo a livello di scuola in realtà riduce l'apprendimento. L'altra questione che mi sembra dubbia un po' di, 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 diciamo di quei suggerimenti è la questione della disciplina. Eh, lì non so quale variabile sia stata utilizzata, ce ne sono due in Pisa, una che eh, chiede agli studenti come ti tratta l'insegnante e l'altra invece che chiede ai dirigenti scolastici come giudicano le relazioni tra gli studenti e eh, gli insegnanti stessi. Il problema è che quelle due variabili hanno due segni opposti, quindi eh, presumo dal, dal, dal segno che mostrate questa è quella indicata dal dirigente scolastico. Allora, eh, di nuovo, mh, è difficile capire che cosa sia il clima disciplinare, cioè eh, alcune di quelle variabili lì sono variabili soggettive, dove quindi sono esposte ad un'elevata eh, ambiguità interpretativa. È più forte ovviamente eh, lavorare sulle infrastrutture e sulle loro direzioni, ma io non sottolineerei troppo il messaggio della competitività perché non mi sembra robusto. Grazie. Molte cose hanno cominciato a girare. Vorrei solo accennare a un discorso di Heinz von Förster, che forse lei ha fatto in tempo a conoscere, che, eh, che dice in americano, ma io lo dico in italiano, che i test servono a testare coloro che somministrano i test, cioè emerge la loro filosofia di vita. Questo Heinz von Foerster uno degli inventori del MIT eh, eh, e quindi forse non proprio l'ultimo arrivato della cibernetica, eccetera Pisa mi sembrava abbastanza interessante, quindi dal 2003 io sono andata a tutte le spiegazioni e le presentazioni di Pisa, come nel resto d'Europa ha avuto una grande risonanza, in Italia un po' meno, io vengo dall'Alto Adige e sono andata a sentirmi tutte le spiegazioni del Pisa prevalentemente in tedesco, eccetera. Dopodiché eh, mi sono venuti più, più di un dubbio. E adesso che vengono espresse in maniera così, scusi, lei è giovane, io sono anziana, posso dire eh, un'anziana professoressa, in maniera così un po' grezza, grezza eh, sono ancora più convinta degli aspetti grezzi. Allora, c'è un, un aspetto alchemico delle, della statistica e quindi si pensa che, eh, la pietra si trasforma in oro in quel momento lì eh, in cui io ho individuato che, che diventa gialla. Allora questa correlazione tra la qualità dell'istruzione descritta con quegli indicatori e l'aumento del prodotto interno lordo, comunque la crescita eccetera, mi sembra molto grezza e molto grossolana dal punto di vista matematico, causale, scientifico, anche se io non sono in grado così epistemologicamente mi sembra una cosa un po' grossa, è un po' squallida, perché ci sono dei paesi dove la gente lavora tantissimo perché ritiene che sia giusto così, perché ha dei modelli culturali, religiosi, eccetera, e allora quella variabile lì non c'entra? Ci sono talmente tante variabili che la stessa realtà può essere vista in maniera più raffinata e in maniera meno raffinata. Allora, per esempio, l'apprendimento competitivo le segnalo che in America va di molto di moda anche l'apprendimento cooperativo e c'è chi dice che con quella cosa lì si aggiusta tutto. Io trovo questa ingenuità nel pensare che ci siano due o tre cose, al di là dei modelli culturali, che funzionano di per sé e si riversano automaticamente nell'economia. Nell Ma c'è anche qualcuno che conosce per il gusto di conoscere o lei o altri conoscono solo per la possibilità di carriera. I miei alunni smaniano dalla voglia di conoscere, miei, mica miei, e sono pieni di stupore anche senza l'apprendimento competitivo, comunque una competizione di squadra per arrivare ad una piccola verità, non gli uni contro gli altri. Una professoressa a Columbia University, Steiner, si chiama, mezza indiana, mezza svizzera, mi ha raccontato che sua figlia viene giudicata sempre con dei punteggi che sono riferiti, questo più scientifico, all'appartenenza sociale di Bianca, eccetera, eccetera. A un certo punto i numeri devono essere correlati ad un contesto, e questo lo dice anche Benedetto Vertecchi che è uno dei massimi esperti, come si fa a correlare dei numeri indipendentemente dal contesto? Che adesso non è più poi i soldi della famiglia, è lo stile di vita che incide, quello che vediamo, i valori che entrano, non è più soltanto i soldi. Quindi a me sembra una cosa abbastanza eh, sempliciotta questa, che però, ha una grande, però mh, eh, espone una filosofia di vita più ci sbraniamo per arrivare a classe dirigente e più arriviamo ma certo che un po' di ambizione eccetera certo che vogliamo una scuola migliore siamo qua per migliorarle ma questa è troppo grossolana e mi sembrava anche la meno peggio tra quelle che c'erano in giro ah poi tanti quindicenni li hanno nascosti le posso dire che mica tutti i quindicenni ci sono dei quindicenni che neanche vanno a scuola quindi quelli Dunque, eh, sollevo una serie di questioni eh, importanti a cui vorrei dare una risposta. Innanzitutto il eh, problema del, degli studenti che non vanno a scuola è qualcosa che vogliamo analizzare perché nei comp nelle comparazioni attraverso i paesi secondo me è importante e questo potrebbe aumentare ad esempio la varianza di alcuni stati. Ma sulla cosa più diciamo, eh, filosofica, ehm, il, sicuramente la realtà è molto complessa. E sicuramente noi economisti abbiamo la tendenza di cercare di semplificarla e di eh, cercare di trovare delle tendenze generali. Quello che la, la statistica e l'econometria fatta bene eh, le danno è di cercare di isolare cos'è il comune in una eh, complessità del mondo che ovviamente è, è, è molto ampia. Ora, io qui le ho presentato un, 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 solo un fattore, ce ne sono moltissime nelle mie regressioni, non volevo farlo per non eh, tediare le persone, però... Al di là di questo, eh, o lei viene dalla posizione in cui certe cose non sono misurabili, lei è, è, solo sa che cosa è bene e cosa non è bene, non guardiamo i risultati, oppure cerchiamo di guardare i risultati senza nessun pregiudizio ideologico, perché guardi, che a me, sinceramente. Eh, non me ne viene in tasca niente se viene in una direzione o nell'altra eh, tra i coautori avevamo delle aspettative completamente diverse sul risultato lasciamo parlare i dati io non, non ho eh, so perfettamente che negli Stati Uniti l'intera filosofia educativa è a favore della cooperazione, è a favore della cooperazione con quale dato? Cioè, tutte le persone educa di education a cui parlo hanno delle grosse filosofie, però quando si chiede qual è l'evidenza empirica sono in silenzio, allora, io faccio dall'altra parte, non ho nessuna filosofia educativa, lascio parlare i dati e guardo qual è la differenza. Ho scritto un paper molto simile su quali sono le, le, le conseguenze di, sulle attitudini delle persone di essere di diverse religioni. Mi sono saltati addosso perché dice: Lei ha delle prevenzioni di questo tipo, lei ha delle prevenzioni di quell'altro. No, ho lasciato parlare i dati, i dati dicono una cosa e dicono un'altra cosa, che poi lei non l'ami, eh, sono fatti i suoi, però almeno io le porto dei dati invece delle ideologie. Eh, avrei bisogno di una piccola precisazione prima di formulare la domanda, cioè interpreto bene o questi grafici sulla significatività del passaggio da uno all'altro percentile vanno interpretati nel senso che eh, il fattore che provocherebbe un aumento superiore, quindi quello che ha un valore più alto sull'asse sull verticale, è quello diciamo, più incisivo, capisco bene? Per quel paese. Sì. Per quel paese, perché allora io ho fatto una piccola graduatoria, ho messo in ordine. diciamo il fattore che provocherebbe una maggiore modificazione è le risorse educative della scuola, ne segue la strategia di elaborazione, c'è un fattore di status, c'è un fattore di clima e infine c'è un fattore di competizione. I dati sono 4, più o meno 14, 10, 10, 7,5 6. Se vado a guardare però una delle ultime paginate del suo intervento vedo che lei suggerisce, eccola là infatti, suggerisce di aumentare la disciplina sarebbe eh, clima di classe 7-5, di aumentare le ore di lezione, che qui non sono minimamente presenti, di, di aumentare l'apprendimento competitivo fra i 5 che ho elencato io e l'ultimo, col 6%, e di aumentare le infrastrutture che... Se non ho capito male, non hanno un'influenza statisticamente significativa. Se, io dovessi, se non ho capito male tutto quanto, può darsi che non abbia capito assolutamente niente. Io direi che sarebbe il caso di intervenire sulle risorse, sulla strategia di elaborazione, apprendimento elaborativo. Di intervenire sul clima, disciplinare e magari di lasciar perdere di intervenire sulla competizione, visto che ha un'incidenza così bassa. Invece, ha un'incidenza alta allo status. Mi permetto una piccola provocazione: perché non proviamo a intervenire su questo fattore? Proviamo a intervenire sullo status di provenienza. Lei ha detto prima. Non possiamo farci niente se i genitori hanno un livello di istruzione superiore, sappiamo che questo influisce sul in livello di istruzione dei figli ma non possiamo farci niente. Io penso che questo è come dire, un postulato altamente ideologico. Perché non possiamo farci niente? Possiamo farci. Magari potremmo stabilire che l'obbligo dell'istruzione deve arrivare a un livello più alto. Forse questo avrebbe come sottoprodotto nelle generazioni future uno status culturale non so se economico, sociale ma probabilmente sì maggiore delle prossime generazioni di genitori e quindi magari 50 anni o fra 100 anni, questo si riverberebbe anche sulle generazioni dei futuri studenti. Ma più in generale intendo dire c'è qualcosa di comune alle mie obiezioni, tra le mie obiezioni e quelle di qualche altro intervenuto. Si tratta di prendere delle variabili e uno le, fa, le, ipo, le ipostatizza e fa dipendere tutto l'universo da quelle variabili che ha preso in considerazione. Ma noto che alcune di queste variabili si, dia, si dà per scontato che non sono diciamo, modificabili. Lei mi dirà eh, che è molto, molto più facile introdurre competizione, anche se interviene solo per un miso da 6%, piuttosto che provare a intervenire sullo status culturale che interverrebbe per il 10%. Sì, è d'accordo, è un'operazione molto più complessa, ha delle implicazioni politiche, ha delle implicazioni ideali, ha delle implicazioni molto più profonde, e naturalmente non è compito dell'economista, però forse è compito nostro renderci conto che la gerarchia dei valori è questa. No, ma io sono perfettamente d'accordo. Cioè, il fatto che lei dice che questo è molto importante per il futuro, assolutamente. Non cambia. Eh, se vogliamo fare una politica della scuola de per oggi, questo non può essere cambiato. Per il futuro, assolutamente, si deve fare assolutamente. C'è un, un, un articolo molto interessante proprio su questo argomento che è uscito da poco sull'American Economic Review, eh, di un economista che studia. Uh, proprio un esperimento uh, fatto, mi sembra, in Norvegia, dove alcuni uh, genitori sono stati forzati a, a, a loro tempo, alla loro generazione, ad andare a scuola un anno di più di scuola dell'obbligo. E questo studio uh, guarda l'effetto della performance dei figli e trova che la performance dei figli è effettivamente aumentata come risultato di una maggiore, uh, aumento, una maggiore istruzione dei genitori. Quindi sicuramente questo è un fattore economicamente e politicamente interessante e, e rilevante eh, non è una cosa che ha un impatto sulla crescita eh, immediata però non vuol dire che non deve essere fatto sul fatto delle, 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 delle stati dell'ordinamento ha perfettamente ragione quello che ha detto l'unica cosa che, su cui ha sbagliato è eh, quello che, io, che lei chiama School Educational Resources, io chiamo infrastrutture, forse eh, ho sbagliato la traduzione, però eh, è una delle cose più importanti ed è citata ne, ne, nelle mie cose, quindi non, non vedo assolutamente quale sia il problema da questo punto di vista. Quello, eh, dopodiché eh, il vantaggio di uno studio statistico serio dei dati è che i dati parlano da soli, quindi lei può trarre le sue conclusioni, può enfatizzare le sue cose, io traggo le mie, può darsi che le mie eh, abbiano enfatizzato troppo una cosa che l'altra, però... La bellezza dei dati è che lei può vedere e può decidere da solo, non è influenzata da, dall'ideologia che uno ci mette dentro. Uh, io vorrei dare un apporto pratico e vissuto a questa. Sono piccolina se mi alzo non mi vedete comunque <ride> per cui sto no, no, comodo. No, 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 si alza, <ride> <ma>, vediamo. <si alzici. ride> <ride> Uh, niente, vorrei dare un apporto pratico e vissuto a questa conferenza. Uh, io sono stata un'insegnante trentina ed ora sono guest student all'Università di Tampere in Finlandia, quindi posso con cognizione di causa parlare delle differenze. Allora, la domanda iniziale era questa: Gli studenti italiani sanno meno? Uh, secondo me, gli studenti italiani sanno in modo diverso, cioè sanno. Molto a livello nozionistico e poco a livello pratico. È questo il discorso base. Quindi, secondo me, questo fatto di parlare di apprendimento competitivo, questo competitivo se riguarda una sfida, una gara, non mi piace per niente. Io parlerei di apprendimento pragmatico e collaborativo, perché in Finlandia esiste questo, non esiste, per esempio, competizione intesa come gara. Guardi, eh, quando lei dice che gli, gli, gli italiani sanno in maniera diversa è possibile? Le, quello che le vorrei chiedere è su che dati? Sull'esperienza sua? Allora, sull'esperienza di mio figlio. Posso farle? Una, cioè, chiaramente, molto probabilmente privilegiato perché arriva dalla scuola trentina con una famiglia con un'istruzione alta. Esattamente, cioè, il motivo per cui facciamo sì, statistica vabbè, è per non basarci sulla mia. nostra esperienza, <ride> perché la mia esperienza di scuola italiana è fantastica, esatto. però eh, da questo posso dire che tutti gli italiani cioè, il motivo per cui guardiamo dei dati, grezzi per quanto siano, ma dati è proprio per non essere influenzati dal, dal nostro background culturale e ideologico Grazie Grazie eh, è tardi. Sono un genitore, posso come genitore fare un'ultima domanda? Allora, veniamo da è una conferen conferenza di Gruger per il quale è emerso che il numero, cioè le classi con un minor numero di studenti apportano una qualità di apprendimento migliore e qui è uno degli indicatori che lei vorrebbe invece, come dire. Eh, cioè, crescere, no? aumentare il numero per classi. Altra cosa è un discorso sulle ore di lezioni, da uno studio comparato che è stato fatto nella provincia dell'Alto Adige tra, eh, li, a livello di scuola media, quindi classe 11-15 anni, e altri paesi quali Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, eccetera, abbiamo in Italia: cioè noi attualmente abbiamo 31 ore. Mentre ad esempio nei paesi nordici vanno dai 18,5 a 22 ore settimanali, cioè ore sono di 50 minuti, comunque sono equiparabili. Questi, questi eh, stati sono quelli che hanno dato i migliori risultati, quindi anche questo probabilmente... Non è un fattore quello di andare di più a scuola, probabilmente la differenza è quello che c'è dietro, quindi lo studio che si fa a casa, la cultura che c'è dietro, i paesi nordici a livello di eh, cultura, biblioteche eccetera sono molto più avanti di noi, quindi magari le leve da muovere sono altre. A livello di genitore io percepisco che ci sono grandi differenze nella scuola, no? per cui abbiamo un'evoluzione anche dal punto di vista degli insegnanti per la scuola primaria e comunque fino alle scuole medie diverso rimane alle scuole superiori, per cui in tanti casi eh, si è quasi correlati a una fortuna di capitare in una certa scuola, in una certa classe piuttosto che altrove. Allora l'investimento grosso che dovrebbe fare l'Italia per andare a eh, diminuire queste disparità che ci sono, sarebbe quello, secondo me, da un punto di vista scolastico, di cercare con, o sistemi di incentivazione o quello che si voglia, di eh, far tornare la passione a tutti gli insegnanti o quantomeno fare dei test d'ingresso agli insegnanti perché abbiano la volontà di farlo, perché è un mestiere, presumo, difficilissimo. Io sono un genitore di tre figli, presumo che avere la classe di 25, ognuno diverso, con i suoi problemi, non sia la cosa più semplice e nello stesso tempo che gli insegnanti abbiano la capacità di tirar fuori i talenti individuali, perché ormai cioè, la, le conoscenze hanno, sono limitate, sono obsolete, perché eh, in qualsiasi momento tra cinque anni non magari probabilmente la nozione di sicuro non serve, quello che serve Bene. è la, la capacità di far eh, ragionare a livello di scuole inferiori, eh, sto parlando, di far ragionare i ragazzi in modo che sappiano poi con una base culturale e con un metodo affrontare le, eh, diverse, le, le diversità che, che dovranno affrontare da adulti grazie allora, la signora ha raccontato la sua esperienza eh, no no, eh, chi, chiudendo, chiudendo eh, quello che voglio dire, lei ha perfettamente ragione che il, il mestiere dell'insegnante soprattutto di scuole eh, primarie è un mestiere molto difficile e secondo me eh, non pagato abbastanza, soprattutto in Italia, su questo non, non c'è dubbio. Dopodiché, eh, detto questo, guardando i risultati quello che lei stava facendo era di comparare un paese rispetto all'altro come dicevo all'inizio della mia presentazione ci sono tante cose che sono diverse in un paese La, il vantaggio di un'analisi statistica microeconomica più dettagliata è che molte di queste cose possono essere controllate nell'analisi statistica dettagliata per cui non basta dire ma in Svezia fanno X guardiamo se all'interno della Svezia c'è una differenza tra chi fa più o meno ore questo dà un vantaggio o no e eh, da questo i nostri risultati quindi da questo il vantaggio di un'analisi più sofisticata Grazie, buonasera a tutti.